C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad Ant. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Amici carissimi, bentrovati ancora per un appuntamento con Piazza del Popolo, la nostra piazza virtuale, la piazza nella quale si affrontano le discussioni, le problematiche, si discute e tra l'altro a volte si trovano anche delle soluzioni. Soluzioni che possono derivare dalle chiacchierate che facciamo con i nostri ospiti. Oggi abbiamo un altro ospite molto importante, perché oltretutto è un mio carissimo amico. Mi vanto di essere amico dell'avvocato Vanni Salcuni da 40 anni, va, almeno, ma sicuramente sono anche di più, se vogliamo, perché se torno indietro effettivamente sono più di 40 anni che ci conosciamo, forse aggiungiamo qualche altro anno. Sì, sono più di 40, conferma. Ciao Vanni, ben trovato. Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti. Vanni Salcuni, opinionista, tra l'altro è uno di quelli che da sempre si interessa di comunicazione, ha già avuto tantissime e importanti collaborazioni con Radio Manfredonia Centro, anche con la nostra Manfredonia TV qualche volta. Tra l'altro è stato per una bellissima stagione artefice, proprio assieme a chi vi parla, di un periodo di redazione presso un quindicinale che riscosse molto successo a Manfredonia, qual è stato il Corriere del Golfo. Un bel periodo quello, Vanni. Molto divertente e spensierato. Sì, sì, molto divertente e spensierato, anche perché effettivamente eravamo assieme anche autori qualche volta, perché non sempre, quelle peggiori non sono nostre, sono di altri. Qualche volta eravamo anche autori di qualche rubrica molto interessante, molto particolare, però mettiamo da parte il passato e proiettiamoci verso il futuro, prima verso il presente e poi verso il futuro. 30 anni di professione da avvocato, però oltretutto sappiamo benissimo che oltre che essere opinionista sei un cittadino impegnato con grosse simpatie verso il Movimento 5 Stelle. Quindi chiaramente abbiamo anche di che parlare con Vanni Salcuni, no, a livello politico. Non mi crocifiggere per questo, poi ne parleremo con calma del Movimento, se tu mi darai la possibilità. Per la verità noi siamo i veri democratici, quelli che rispettano tutte le opinioni, magari fossero democratici tutti come noi. Il problema è che chi si ammanta di democrazia molto spesso dimentica quali sono i veri valori della democrazia. Torniamo alla nostra Manfredonia, finalmente, a parlare di questa città che è dopo un periodo abbastanza particolare, così come c'è stato e si è verificato in tutta Italia, torna alla cosiddetta normalità. Chiaramente ci sono da affrontare problemi molto gravosi, soprattutto dal lato economico. Come la vedi questa nostra città in un momento in cui sembra che si torni completamente alla normalità? È una città stremata dal punto di vista economico, perché non dimentichiamo che il cosiddetto lockdown si è aggiunto
al commissariamento, che sì, si parla tanto del commissariamento per seguendo lo scioglimento del comune per presunte imitazioni mafiose, ma bisogna dire che secondo me la causa principale della crisi amministrativa e politica del comune è economica. Ci sono problemi economici che hanno portato poi a degenerare la maggioranza e a venire meno la fiducia nella giunta di Carte. Poi si è aggiunto lo scioglimento, possiamo anche parlare dopo. E quindi si sono aggiunti problemi a problemi. Io per natura non sono un ottimista, sono una persona realista e credo che ci vorrà del tempo per riprenderci. Matadonia vive da decenni in una perenne ambiguità. Si parla tanto di turismo, dobbiamo vivere di turismo tutto l'anno, dobbiamo fare questo, però poi da un altro lato abbiamo chi ha scelto lo sviluppo industriale, contratto d'area, 488, la stessa Enica, sono esperienze che poi ci hanno portato da tutta l'altra parte. Adesso purtroppo io non vedo altri grossi finanziamenti o possibilità all'orizzonte. Dobbiamo affidarci solo alle nostre forze e sulla nostra fantasia e indipendenza, perché altro io non vedo, onestamente. Non c'è granché da essere ottimisti. Non c'è da granché da essere ottimisti, quindi è una città che chiaramente, se vorrà riprendersi, vorrà rinascere, dovrà lasciare tutto alla libera iniziativa dei propri cittadini, chiaramente se ci sarà per loro la possibilità di avviare delle libere iniziative, o vedi qualcos'altro all'orizzonte? A livello comunale siamo in una fase di predissesto, quindi il comune non ha soldi da spendere, non ha soldi per aiutare, diciamo, la ripresa economica, almeno io non vedo questa possibilità. Possiamo sperare nell'aiuto a livello centrale. Il governo qualcosa ha fatto prima del famoso lockdown, si è preso il discorso del CIS, no? Qualche programma sarà approvato anche a Manfredonia, quindi qualcosa arriverà, ma è sempre un aiuto, un qualcosa che è un contorno, ma le fondamenta dello sviluppo economico devono partire da noi. Dobbiamo ritrovarci, dobbiamo fare un esame di coscienza, evitando gli errori del passato e cercare le nostre possibilità che noi abbiamo, ci sono offerte dal posto in cui siamo. Quindi una città che abbiamo visto dal punto di vista storico ha attraversato varie fasi nelle quali si è puntato sempre tanto alla industrializzazione. Poi ricordiamo anche quello che è avvenuto dal punto di vista storico nel dopo Enica e Manzi, prima ancora, quando c'era l'altra fabbrica importante, l'Anich, che chiaramente lasciò il segno e lasciò poi la propria attività a quella che è successivamente stata chiamata Enichem. Successivamente ancora c'è stata questa reazione da parte della popolazione locale, che in un certo qual modo ha approfittato di alcuni fatti di cronaca per rivoltarsi contro quella che era l'industria chimica, contro quella che era l'industria che inquinava. Però poi dal punto di vista turistico risposte effettive, vere e proprie, non ce ne sono state. Tu sì, hai detto che ci conosciamo da 40 anni, ricordo bene i tempi dei blocchi stradali, ti ricordi quando doveva venire la famosa nave dei veleni, eccetera. Noi, ripeto, partiamo con questa ambiguità da sempre. Da un lato si parla di turismo, però poi alla fine ciò che ha spinto la nostra economia sono sempre stati questi interventi di tipo industriale. Dobbiamo sciogliere questa ambiguità. Adesso l'abbiamo sciolta per forza, perché non abbiamo altre alternative che contare solo sulle nostre forze. Alternative. Una città che quindi si ritrova
a dover ripartire. Una città che, tra l'altro, avevi fatto cenno prima, vive anche una situazione per quel che riguarda proprio l'ente comunale di vero e proprio dissesto. Un dissesto che però non viene dichiarato, anche perché sembra che i commissari abbiano voglia di tentare qualche recupero. Credi che sia opportuno continuare in questa attività di recupero o immagini invece che si possa Se mi permetti, posso fare un paragone. definire qualcosa e quindi arrivare a un punto Posso fare un conclusivo? paragone. Io per ragioni mie etiche e personali non credo all'accanimento terapeutico, no? Io credo che quando un paziente non ha una prognosi infausta e a breve sia inutile farlo soffrire, quindi io sono per staccare la spina. Ecco, un po' è quello che secondo me prima o poi si farà per il comune di Nanteddone. I commissari in questi mesi stanno lavorando, io dico, non posso lamentarmi eccessivamente il lavoro dei commissari perché hanno dovuto prendere contatto con una realtà complessa, con bilanci complessi, con situazioni partecipate da chiarire in tutti gli aspetti, hanno compiuto qualche atto importante su gestione di tributi, su ASE, eccetera. Adesso forse i commissari dovrebbero fare qualcosa di più, però è chiaro, se tu non hai risorse in bilancio, o quelle risorse che hai non sono ben chiare, perché io non sono convinto che non escano altri debiti, perché sono situazioni pregresse da definire, crediti, debiti, la situazione non la vedo bene. Quindi io dico a un certo punto, nel momento in cui si vedrà che la situazione è recuperabile, è meglio aggiungere un dissesto. Il dissesto certamente è un'onta ulteriore che si aggiungerebbe alle altre, però è il pregio di mettere un punto fermo rispetto al passato e col dissesto si chiariscono bene anche le responsabilità amministrative pregresse e si può ricominciare. C'è una legislazione adatta ai comuni in dissesto, quindi non vedo tutta questo. Come l'hai definito? Accanimento terapeutico? Eh sì, le tasse sono già al massimo, che cosa possiamo, cosa dovrebbe peggiorare la nostra vita con noi stessi? A meno però che si mettono dei punti fermi, si chiariscono le responsabilità, perché al di là delle responsabilità penali, che poi ognuno, su questo sono molto grandista, però ci sono le responsabilità politiche che si accompagnano alle responsabilità economiche, che non sono solo degli amministratori, dei nostri politici, che tanto odiamo, spesso anche ingiustamente, sono anche delle altre strutture, dei dirigenti. Quindi per me è indispensabile fare chiarezza su questo punto. Ecco, hai fatto cenno a qualcosa di molto importante. Giustamente parlavi di dirigenti che operano all'interno delle strutture pubbliche. Molto spesso i provvedimenti amministrativi colpiscono gli eletti, quelli che sono i rappresentanti Se della dovessi politica, però. suggerire una modifica al nostro legislatore per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento per mafia, direi che sì, è vero, gli eletti, gli amministratori politici possono avere anche grandi responsabilità, però non dimentichiamo, per come oggi è strutturata l'amministrazione pubblica, che grandi responsabilità le hanno sicuramente anche i dirigenti. Ognuno io credo nella responsabilità personale, ognuno avrà le sue responsabilità, però non si può mandare a casa un sindaco, una giunta, un consiglio comunale, secondo me, senza mandare a casa anche i dirigenti, perché è tutto l'insieme che non funziona. Sì, perché poi effettivamente quando tutto sarà ripristinato, quella Perché stessa poi struttura burocratica i resta. politici passano, si uccidono, si scannano per essere eletti, per fare chissà che cosa, mentre poi i dirigenti rimangono nelle loro posizioni più o meno garantite. E questo nuoce al rinnovamento vero. Ecco, io ho una visione un po' più
più liberale delle cose. Io ritengo che i dirigenti debbano essere cambiati il più spesso possibile. Beh, su questo sarei d'accordo, anzi sono d'accordo completamente, la penso alla stessa maniera. Sono discusso la Bassani, tu sai meglio di me che la Bassani fu introdotta con le migliori intenzioni, poi c'è stato un po' un ripensamento, però adesso ripeto, proprio per la questione scioglimento non si possono uscire dalle continuità. Se un comune viene bocciato, deve essere bocciato interamente, sul piano politico e sul piano amministrativo. Il piano amministrativo sono i dirigenti. Benissimo, queste sono affermazioni molto importanti che no, effettivamente... Io penso da sempre, poi è chiaro che tutto si può fare, tutto si può discutere. Però... Ma vuole essere un atto d'accusa specifico? No, assolutamente. Io penso bene di tutte le persone, fino a prova contraria. Riconosco tutte le persone in buona fede. Mi rendo conto che dirigere un settore di un comune come Mondadori è complesso, è complicato, comporta responsabilità, però noi non possiamo buttare tutto sulla politica, perché oggettivamente la politica non fa tutto. Le giunte, i politici hanno poteri limitati rispetto a quelli dirigenziali, capiamoci queste cose. Forse siamo rimasti a concezioni vecchie, quando davvero i comuni erano amministrati dai politici. Adesso i politici hanno un ruolo e la dirigenza un altro. Molto bene, affermazioni che sono effettivamente rilevanti e assumono una certa evidenza al di là di quello che può essere il riferimento, visto che si parlava del comune di Manfredonia, e tra l'altro ribadisco non vi è nessun riferimento specifico a qualcuno. No, però assolutamente. Vanni, sei impegnato politicamente negli ultimi anni ovviamente non da dirigente, ma come simpatizzante, forse qualcosa in più del simpatizzante, anche con il Movimento 5 Stelle. Pensi che a Manfredonia il Movimento 5 Stelle possa avere, anche dopo l'esperienza delle politiche, un buon viatico elettorale qualora si addivenisse subito alle consultazioni amministrative, che tra l'altro credo per poterle praticare credo che ci vorranno quantomeno almeno un altro anno e mezzo, due anni. Io credo che il Movimento 5 Stelle ha sicuramente delle possibilità per le prossime amministrative. Certo, parliamo di un discorso che verrà fra un anno e mezzo, due. Un anno e mezzo, due in politica è un anno di luce. Sì, sì. Abbiamo una situazione politica in grossa evoluzione a Roma, quindi io fra due anni non sono neanche in grado di dirti se avremo la stessa linea politica, se potremo allearci con qualcuno, cioè è tutto talmente in movimento oggi. Tieni presente che io non sottovaluterei la figura di Conte, che è messa prepotentemente durante il lockdown. Bisogna capire poi cosa succede. Noi abbiamo avuto le nostre difficoltà, abbiamo perso molti consensi, dobbiamo riconoscere, perché chi ha mandato il Movimento 5 Stelle a Roma l'ha mandato perché voleva un cambiamento immediato. Poi per spiegare alla gente che il cambiamento immediato in due anni non si può avere dopo secoli di cattiva amministrazione, soprattutto se poi sei costretto a allearti prima con la Lega e poi con il PD. Non avendo possibilità di fare tutto come vuoi tu, chiaramente sei costretto a scendere al compromesso. Però devo dire che qualcosa abbiamo fatto e spero che il governo possa proseguire su questa strada. Ma Manfredonia, noi veniamo da situazioni complicate del Movimento 5 Stelle. Sì, infatti io volevo proprio arrivare adesso a Manfredonia. Io non è tanto piacevolmente, che poi si sono intrecciate anche situazioni personali, eccetera. Ma ripeto, adesso ci stiamo riorganizzando, abbiamo un parlamentare eletto, la dottoressa Francesca Troiano, che fa il suo lavoro a Roma.
e quando viene a Manfredonia cerca anche qui di organizzare le cose. Esiste un meetup attivo, ci stiamo preparando. Io ho un ruolo non in primo piano, perché non, io con questo tengo a specificare, non aspiro a nessuna carica politica, non ho nessuna intenzione di candidare da nessuna parte assolutamente. Però do il mio apporto, anche perché credo che il Movimento 5 Stelle a Manfredonia possa dare un contributo importante, una svolta che è necessaria. Poi vedremo come. Quindi tu vorrai dire che in prospettiva, intanto c'è da aspettare almeno un paio d'anni per le elezioni amministrative, quindi per l'elezione del nuovo sindaco, quando finirà il periodo del commissariamento. Però non immagini la possibilità, se non fra qualche anno, di poter esprimere una ipotesi anche di coalizione, di alleanza, di tendenza eventualmente anche a livello locale, perché noi sappiamo che dal punto di vista civico cambia molto rispetto a quello che avviene nella politica in generale. Quindi sappiamo anche che a livello civico possono avvenire delle alleanze che non sono canoniche, così come quelle che avvengono a livello generale, a livello nazionale. Sì, l'importante è che dietro le liste civiche non si nascondono i vecchi marpioni con abiti nuovi. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, cioè, c'è un'apertura verso le civiche. Prima tu sei meglio di me che sì, infatti. Si diceva che si dovesse andare da soli, perché solo da soli saremmo stati in grado di produrre il cambiamento. Poi si è visto nella realtà delle leggi elettorali, delle situazioni politiche, che forse qualche alleanza con liste civiche pulite e al di sopra di ogni sospetto, forse qualche vittoria elettorale in più a livello locale e qualche amministrazione in più da governare si può ottenere. Che poi, ripeto, è inutile isolarsi o far finta di credersi migliore degli altri. Tu devi scendere nella realtà di ogni giorno dell'amministrazione. Quindi comunque difficilmente il Movimento 5 Stelle a Manfredonia, parliamo di quello che avverrà fra un paio d'anni, scenderà da solo in campo. Vincenzo, al momento non ho la qualifica, né sono in grado di dirti niente. Tutte le ipotesi sono possibili. Certamente da solo le possibilità di... E tu sai, la domanda la faccio per aprire anche un dibattito da politico. Solo, non... Le possibilità sono limitate. Io a me non dispiacerebbe un discorso civico, non dispiacerebbe, ripeto, purché le civiche siano civiche veramente, con persone non compromesse con la vecchia politica. È un discorso eventualmente anche alternativo rispetto a chi ha governato per 25 anni ininterrottamente. Ma dovrà essere necessariamente alternativo. Dovrà essere necessariamente alternativo. Perché altrimenti che ti propone a fare se non sei in grado di segnare un netto cambiamento? Intanto, come dici tu, i dinosauri si stanno riciclando da qualche parte. Ma più che dinosauri, cioè, sono i camaleonti. Perché poi alla fine noi che siamo vecchi, quasi sessantenni, io quasi, e tu più di me, purtroppo abbiamo buona memoria, li riconosciamo subito. È la città che non deve perdere l'attenzione, perché i manfredoniani sono bravissime persone, ma spesso dimenticano in fretta. Quindi non vorrei, come dici tu, che fra 2 anni si dimenticasse completamente quello che si è verificato a Manfredonia nell'ultimo anno. A sentire, come si dice, la voce del popolo, pare che non sia successo niente a questo paese, non sia stato uno scioglimento per mafia, non sia stata una sfiducia verso un'amministrazione, non sia stato bocciato effettivamente un arco temporale durato 20 anni. Quindi, ripeto, mi sembra strano che i camaleonti pensano forse che i manfredoniani abbiano la memoria corta. Io credo non sia così, quindi forse si dubitano, ma poi vedremo quando si trova di votare se avranno ancora la... E la città secondo te saprà fare un distinguo o... Senti, non la vedi capace di reagire? No, io parlo spesso di fatti economici. Il distinguo lo dovrà fare per forza,
perché non essendoci soldi da spendere e non essendoci più possibilità di, come dire, di accontentare gli amici o le clientele, forse questo potrà servire per una scelta più consapevole. Quindi immaginiamo una scelta consapevole per Manfredonia. Intanto hai detto poco fa che per te si può anche arrivare a una dichiarazione sostanziale di dissesto, inutile proseguire con questo discorso del recuperare quello che è possibile. Però come immagini, qualora non succedesse questo, come immagini una coalizione che possa amministrare e governare la città con questa spada di Damocle così pesante? Per questo io credo che un sindaco, un primo cittadino, una giunta, un consiglio comunale non possano essere semplicemente curatori fallimentari, che poi a questo si ridurrebbe. Senza risorse, con tasse al massimo, come si fa? Allora forse è meglio l'ipotesi quella del dissesto. E dico, non sarebbe il caso che eventualmente anche attraverso i parlamentari di riferimento o gli interlocutori di riferimento che possano avere voce in capitolo a livello centrale si possa intervenire per trovare una soluzione per Manfredonia? In Italia i comuni di sei stati sono tanti, anche dei troppi, questo anche in virtù. Non dimentichiamo che poi anche i nostri vecchi amministratori qualcosa di giusto la dicono. Non dimentichiamo che sono tanti i comuni di dissesto in Italia, e questo è frutto non solo della cattiva amministrazione locale, ma è frutto della fortissima riduzione dei trasferimenti avuti negli anni da Monti in poi. Non c'è poco da fare, non è che possiamo pretendere che per Manfredonia una legge speciale o particolare. Vedremo il quadro economico nazionale, ma ripeto, di questi temi c'è poco da stare allegri. Allora, la città è commissariata da ottobre 2021, se poi aggiungiamo che i commissari domiciliano presso il comune di Manfredonia già da gennaio del 2019, periodo è abbastanza lungo, si dovrebbe votare, come detto, ottobre del 2021, mentre la città si ritrova con commissari che stanno operando da gennaio del 2019, prima per la questione finanziaria, per il dissesto del comune di Manfredonia, adesso è da ottobre del 2019 per la questione collegata allo scioglimento per infiltrazioni. La immagini una città che possa liberarsi completamente da questa situazione, o vedi anche tu, come è stato affermato da precedenti ospiti, che le relazioni sono un po' troppo caotiche, sono un po' troppo esagerate rispetto a quello che si è verificato a Manfredonia? Allora, secondo me bisogna guardare le cose su diversi fronti, sul piano politico, sul piano di diritto, eccetera. Lo scioglimento per mafia avviene alla fine di un procedimento amministrativo, quindi un procedimento in cui non ci sono accusati, non c'è difesa, non ci sono sentenze. Io dirò, è una cosa che credo veramente, arriva lo scioglimento tramite procedimento amministrativo quando la giustizia penale non riesce dove dovrebbe, perché io credo che solo le sentenze passate in giudicato possano dirci chi è mafioso o meno. Questo è il piano del diritto. Il piano politico è completamente diverso. Ripeto, Manfredonia forse aveva bisogno di un intervento statale, ma non necessariamente lo scioglimento per mafia. Abbiamo letto tutti quanti una relazione che non doveva uscire. Anche su questo poi si potrebbe discutere, no? La prima relazione, la seconda. C'erano certamente degli elementi su cui discutere, su cui riflettere, ma io penso che le responsabilità più pesanti siano sul piano amministrativo, non sul piano della mafia, eccetera.
ma Pedonia se è caduta, è caduta per cattiva amministrazione e non per male, al di là di quello che è scritto cattiva amministrazione, ma ci sta chi si è vantato di 20 anni di lustro per la città, 20 anni di grande attività amministrativa, di grande attività politica, di rilancio di una Manfredonia che è stata rivoltata completamente. Come le consideri queste affermazioni? Tra l'altro sono affermazioni recenti anche dell'ex sindaco Riccardi. Non potevo dire altrimenti. Ripeto, io riconosco anche Angelo Riccardi di un super attivismo, una volontà di fare, però poi alla fine tu puoi aver fatto tutte le cose più belle del mondo, ma se alla fine il risultato è che il comune si trova senza un becco di un quattrino pieno di debiti, poi tutto ciò che hai fatto di buono viene. Io, se posso spendere una parola su questo, devo fare una netta distinzione tra Riccardi 1 e Riccardi 2, perché Riccardi 1 lo giudico meglio che Riccardi 2. Riccardi 2 non doveva nascere proprio, perché fin dal primo momento ha mostrato tutte le sue criticità. Ecco, in questo anche il partito, il PD, ha avuto la responsabilità di staccare la spina troppo tardi. Parlando di staccare la spina, ecco, il PD ha staccato la spina troppo tardi. Adesso la domanda anche conclusiva, è valsa la pena staccare la spina troppo tardi? O si faceva nel tempo giusto o non si faceva per niente. Ma il PD ha logiche interne che noi non conosciamo, io non le ho mai capite. Manfredonia per 20 anni e più è stata amministrata da un solo partito, da 2 o 3 persone di altissimo livello politico. Bisognerebbe chiedere a loro, e loro poi ti dovrebbero rispondere sinceramente se ne passa la pena o meno, perché poi adesso cosa è rimasto? Praticamente nulla. Dobbiamo solo sperare nella buona opera dei commissari e poi prepararci a un futuro che io non vedo privo di, non vedo affatto radioso, vedo un futuro difficile che lasciamo ai nostri figli. Il problema è questo, tutti noi viviamo, non vedo, abbiamo famiglie e figli qua, e saranno loro poi un domani a dirci: papà, che cosa ci avete lasciato? Sono i debiti. Beh, effettivamente, futuro che si presenta difficile. Qualche input positivo per rilanciare Manfredonia, giusto per concludere questa chiacchierata? Un suggerimento? Un suggerimento potrebbe essere di farsi completamente da parte di parecchi camaleonti. Poi l'abbiamo recepito questo? No, beh, questo sì, sicuramente, ma forse, ecco, il mio suggerimento è che l'economia, quindi le medie imprese, piccolissime medie imprese, artigiani, debbano finalmente smettere di pensare alla politica, come qualcuno possa dire, devono contare solo sulle loro forze, sull'innovazione, sulla tecnologia, perché è solo in questi campi che si può sperare in un futuro. Ma anche nei settori primari, ce ne parlo dell'agricoltura, della pesca, solo lì. Per il resto, ripeto, io non faccio l'economista, io sono avvocato da più di 30 anni, altro non mi sento di dire. Non mi va di vendere, noi abbiamo avuto in questi anni troppi venditori di fumo, non è il mio mestiere, non è la mia natura, non è il mio carattere vendere fumo. Ci sarà da parte tua impegno in politica? Assolutamente no, non intendo cambiare. Ma qualche altra volta lo hai fatto, no? Ma sono passati 20 anni. Ti ritieni troppo indietro rispetto? Diciamo, le mie priorità, i miei valori adesso, le cose a cui tengo sono altre. Cioè il mio lavoro, la famiglia, un po' di sano riposo, di hobby. Vabbè, però avremmo anche bisogno di facce nuove, no? No, io darò volentieri il mio apporto, ma non, assolutamente non in prima persona, né in primo piano. Va bene, allora diamo per scontate queste affermazioni, anche se siamo convinti che, sono affermazioni mie, siamo convinti che potrebbe esserci anche qualcosa di opposto, di diverso. Vanni, io ovviamente, sai, abbiamo
un'amicizia atavica che ci contraddistingue in quanto amici, collaboratori di. Pur nella diversità di posizioni politiche, almeno oggi, no? Ma non è proprio così. Molto spesso abbiamo avuto tante convergenze. Abbiamo dei Natali più o meno identici, tra l'altro. Certamente, certamente. Vanni, io ovviamente ti ringrazio per questa presenza, che è sempre di un certo rilievo, una presenza di qualità. Ti invito ovviamente ad essere più spesso presente nelle nostre trasmissioni, perché sono trasmissioni nelle quali si dibatte, nelle quali si cercano soluzioni, si trovano eventualmente quelle vie che normalmente siamo sempre alla ricerca che vengano dalla nostra parte, cioè vie che vogliamo percorrere, vie che vogliamo in un certo qual modo attraversare. Manfredonia si trova praticamente di fronte a un capolinea, deve girare, no? Tu mi dicevi prima di cosa vedi positivo. Ad esempio, io vedo un certo risveglio dei menti a Manfredonia, no? Abbiamo la tua trasmissione che io seguo sempre, tu hai il vizio del giornalismo. Ma vedo anche altre trasmissioni, Internet aiuta molto, qui c'è un certo fermento sul piano dei media, quindi vuol dire che c'è necessità di informazione, le persone ormai hanno necessità di essere informate. Da qui, dal vero giornalismo che fa informazione, fa inchiesta, si può ripartire, perché ripeto, non si può ripartire se non si chiariscono bene le responsabilità, perché oggi non si capisce come siamo a questo punto. Che camaleonti sono sempre in agguato. Bene, grazie ancora. Vanni Salcuni, nostro ospite, lo ringraziamo, ringraziamo l'avvocato Salcuni. Da quanti anni eserciti, Vanni, la Dunque, professione di io avvocato? sono procuratore dal 91, procuratore, cioè avvocato dal 91. Quindi sono tantissimi gli anni. Bene, ti faccio tanti auguri non solo per la tua attività, per la tua carriera, ma soprattutto gli auguri. L'auspicio più importante è che tu possa scendere in politica, al di là di quelle che sono le tue affermazioni. Ringraziamo ancora una volta Grazie, Vanni grazie. Salcuni. Grazie Vincenzo. Buonasera, buongiorno. Buonasera. Vabbè, diciamo che lasciamo un tempo indefinito a questa trasmissione perché potrà essere vista, guardata, ascoltata in qualsiasi momento, grazie al nostro regista Andrea Colaiani, Un che altro inossidabile. è certo, è a rullo questa trasmissione, per cui potrai ascoltarla e vederla in qualsiasi momento. Resta ferma, stabile sulla pagina Facebook di Manfredonia TV e ovviamente sul sito www.manfredoniatv.it o .com. Grazie ancora a Vanni Salcuni, grazie ancora a tutti coloro che sono stati collegati con noi. L'appuntamento è ovviamente alla prossima occasione. Ciao ciao. Dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno, un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero, un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care, un luogo dove il posto letto è sempre assicurato, è il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad ANT. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore.